Veniamo quindi alle nuove anticipazioni di Uomini e Donne del Tronover, che si sono registrate ieri. Anticipazioni Trono Classico e Tronover, le prime che sono state registrate dopo la scelta di Lavinia Mauro, che è avvenuta sabato. Anticipazioni Trono Classico Uomini e Donne. Nicole Santinelli si comincia quindi con il Trono Classico di Uomini e Donne ed in particolare con Nicole Santinelli, che va in esterna con Christian Di Carlo e gli dice che lei è quello che preferisce. E la stessa tronista gli fa importanti confidenze, infatti gli dice che se tornasse indietro non avrebbe baciato Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini, o comunque facendo capire che secondo lei l'ha fatto troppo presto. E qui scoppia un litigio bello tosto con Roberta Di Padova, che senza tanti peli sulla lingua gli dà della fremoscia. Ma non solo, sempre la stessa dama accusa i suoi corteggiatori di essere dei sottoni perché permettono di fare alla tronista quello che vuole. Si passa quindi a Luca Daffré, che porta in esterna una ragazza di Napoli, ma al rientro in studio con lei scoppia una grossa discussione, perché mentre erano in esterna lei si è rifiutata di abbracciarlo, con la seguente motivazione, ossia che lei al primo appuntamento non abbraccia. Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne. Si passa quindi ad Armando Incarnato, che esce con una del parterre e dice che dopo la prima esterna gli piace anche. Anche Riccardo Guarnieri esce con una nuova dama, mentre Gemma Galgani lascia il suo numero di telefono ad un corteggiatore. E con queste anticipazioni del Trono Over di Maria De Filippi è veramente tutto. A noi non ci rimane che darvi appuntamento alle prossime anticipazioni di Maria De Filippi la prossima settimana, domenica prossima.